Tra le riviste più autorevoli in cui si parlava di musica in Italia, c'è stato un tempo in cui usciva ogni settimana Ciao 2001. Uno dei suoi giornalisti storici, Maurizio Baiata, ha raccolto oltre 50 articoli e recensioni da lui firmate per il magazine tra il 1970 e il 1974 nel suo nuovo libro Rock Memories. E questo è il primo di due volumi, forse tre, in cui Baiata ripercorre un'epoca irripetibile per il rock attraverso i suoi scritti, in cui si soffermava sui grandi classici, ma anche tanto sulla musica d'avanguardia, in cui riportava le conversazioni a seguito di grandi incontri con le star dell'epoca e in cui stringeva rapporti d'amicizia, come avvenne con Franco Battiato. Questo ed altro ancora nella nostra intervista a Maurizio Baiata. Noi all'epoca avevamo centinaia di migliaia di lettori giovanissimi che andavano dai 12 ai 20 anni più o meno, e oggi l'esigenza di riscoprire quell'epoca non è un fatto nostalgico, ma è perché il rock di allora non ha eguali e è giusto che venga vissuto oggi dai ragazzi che magari hanno la curiosità, ma anche da quelli che vogliono ricordare con rabbia e con amore il rock nostro, diciamo, 2001 e della nostra epoca. Noi, come Ciao 2001, dovevamo barcamenarci, era un modo di esprimerci, il nostro, che era privilegiato rispetto a quello della massa, perché avevamo modo di vedere tantissimi concerti, di acquistare i dischi di importazione, ed era fondamentale avere i dischi di importazione prima di qualunque altro, onde per cui poterli o recensire oppure sapere almeno di che cosa si trattava, perché all'epoca non si capiva nulla della musica che stava avvenendo nel mondo, crescendo nel mondo. Era talmente dirompente, talmente nuova, talmente incomprensibile nelle sue dinamiche, che, come dice giustamente Bertoncelli, e questo in particolare riguarda me e lui e me, che bisognava avere una sorta di visione a 360 gradi per poter trasferire poi sulla carta le nostre sensazioni. Quasi nessuno dei critici musicali rock era molto preparato sul piano del pentagramma della composizione, eh? Eppure sono riuscito a scrivere articoli su Ciao 2001, sulla dodecafonia e addirittura su Karlheinz Stockhausen, ma quello grazie alla mia amicizia con Franco Battiato, che mi ha dato una bella spinta verso la musica d'avanguardia. Io entro in redazione al Ciao 2001, mi chiama il direttore Saverio Rotondi e mi fa: senti Baiata, sa cos'è? Perché mi parlava un po' al plurale e un po' al singolare, sa cos'è? Devi andare di là, perché ci sta un cantautore siciliano. No, ho detto, io non ci vado dal cantautore siciliano, non me ne può fregare di meno, perché io mi occupo di musica d'avanguardia, semmai se c'erano i King Crimson. E no, guarda che lui è molto, molto interessante ed è un musicista d'avanguardia. Ma va bene, direttore, sono andato di là, mi sono trovato con Franco, tutto dinoccolato, vestito in una maniera impensabile, che mi guarda, e abbiamo stabilito subito una sorta di contatto, non dico animico, ma terraqueo, perché io vengo da una famiglia siciliana, lui praticamente da Riposto, provincia di praticamente quasi di Catania, insomma, ci siamo capiti. Non solo, ma mi mette in mano una copia di Fetus e io lo guardo e dico: e questo che cos'è? Che cosa narra? Da quel momento è nato tutto per me con Franco. L'intervista più assurda, la più assurda, ma ce ne sono state di assurde. Le più assurde erano quelle che avvenivano al Piper, nei camerini del Piper, subito dopo il concerto, subito prima del concerto, perché la casa discografica spesso ci diceva, oppure il management ci diceva, sì, però lui dopo è stanco, loro sono stanchi, non gli frega niente, e quindi la facciamo prima. Sì, va bene prima, ma se io questi non li conosco. Quindi venivano fuori delle interviste abbastanza surreali,
tutto sommato, perché non conoscendo l'artista, la conoscenza e il quid comunicativo viene all'impronta se gli stai simpatico. Ecco, gli artisti inglesi, devo dire che all'epoca non è che fossero proprio il massimo della simpatia, però hanno capito che l'Italia era la gallina dalle uova d'oro, perché se non fosse stato per loro, anzi per gli italiani, ma anche per loro che sono venuti, i Family, King Crimson, i Van der Graaf, i Genesis, ma neanche sarebbero esplosi in Inghilterra, non se li sarebbe filati nessuno se non avessero cominciato a scrivere i critici di Ciao 2001 e quelli di Rock and Folk in Francia. Sono stato il primo a scrivere in Italia articoli sui cosiddetti corrieri cosmici, Schulz, Tangerine Dream, Ashra Temple, Popol Vuh soprattutto. Ho avuto modo di incontrarli, di trascorrere del tempo con loro. Ho avuto modo di avere questo impatto fortissimo con le musiche d'avanguardia che per me scoperchiavano letteralmente il cervello delle persone. Bastava sentire Irrlicht di Klaus Schulze e entravi in un altro mondo. A me interessavano tutte le musiche che agli altri non piacevano, ai critici, tra l'altro colleghi di Ciao 2001, la musica tedesca, tranne Emanuele Solera e Alberto Giovannini, gli altri proprio non la capivano. Poi quando si sono visti al Piper gli Amondul, si sono resi conto che questi avevano superato le barriere del suono codificato ed erano fra l'altro schizzatissimi verso il mondo della California più acida. C'era una correlazione fra le avanguardie europee e quelle americane, che grazie a Dio alcuni hanno capito. Tra l'altro nella copertina appaiono i Colosseum, che al Piper, che era una band di musica jazz rock, era catalogata come jazz rock, e considerate che la definizione di prog noi in Italia non ce l'avevamo, l'hanno data gli inglesi attorno al 72-73, perché gli inglesi non anche loro non capivano che diavolo stessero facendo questi nuovi artisti. Cioè quando i King Crimson suonano ad Hyde Park dal vivo e fanno 21st Century Schizoid Man, e come la classifichi quella musica? Non c'erano classificazioni. È una classificazione di comodo, è una definizione di comoda quella che è stata data anni dopo, definendo il tutto il prog, ma a me non piace questo termine, per niente. E i numeri complessivi di Ciao 2001 settimanale pubblicati sono 550 nell'arco di oltre 10 anni, 12-13 anni, anche di più, 15 anni. Io ne ho partecipato ai primi 4 anni, dal 70 al 74, la rivista era nata un po' prima. E la scelta è stata complicatissima, perché andavo scorrendo le pagine dei numeri che ho nel mio possesso, che sono circa 150-200, e uscivano fuori cose che non mi ricordavo di aver fatto, interviste che non ricordavo di aver fatto, ve lo dico chiarissimamente, e la scelta cadeva su quello che a me piaceva di più, che risuonava in me. Poi però, andando a leggere gli articoli che sono stati trascritti da persone che mi hanno dato una mano, senza le quali io non avrei potuto fare questo primo volume e neanche il secondo, che la trascrizione degli articoli è un lavoro veramente certosino, e riportandomeli integralmente in Word, io leggendoli in Word e potendo comunque contare su una casa editrice che ha deciso di pubblicare anche la gran parte di questi articoli a fronte con la versione originale di Ciao 2001 in bianco e nero, quella che uscì all'epoca, e la mia riedizione. Ecco, il concetto di riedizione è stato basato da un fatto fondamentale. Io sono un editor e la cosa più difficile di questo mondo è fare l'editing di se stessi. Mi ci sono messo, ho trovato la possibilità, ho avuto la possibilità
non di riscrivere da capo gli articoli perché sarebbe stato snaturarne il contenuto, ma di aggiustarli in una maniera più attuale, onde renderli comprensibili per tutti, perché scrivendo di getto e essendo pubblicato di getto il mio articolo, alcune parti erano proprio astruse. Io curavo anche una rubrica che si chiama L'angolo del pop e c'erano dei lettori che dicevano: ah, belli gli articoli di Maurizio Baiada, soltanto che non ci capiamo una mazza. Ho usato questo termine, ma la parola finale era diversa, era un pochino più tosta. Certe cose non le capivo manco io quando le andavo a rileggere. Che calcola, metti, vedi, Colosseum al Piper, esci dal Piper ribambito alle 10, alle 11 di sera, di giovedì, il venerdì devi fare il pezzo e portarlo in redazione perché esce lunedì. E mica c'è tempo di fare l'editing o altro. E mica c'avevamo dei redattori, degli editor che erano, non perché non fossero bravi, è perché il principio era quello della spontaneità nello scrivere. Almeno per quanto riguarda i miei pezzi, che non sono mai stati censurati, neppure una parola, mai, in tantissimi non scritti. Alla mia tenera età, ritrovare se stessi nell'arco di 30 anni quasi è un po' complicato, quindi io mi sono reso conto che dovevo concentrarmi nel primo volume sugli anni d'oro 18-2001 per quanto mi riguarda. Nel secondo io sono passato a Muzak, Stereoplay, Popster, che poi è diventato Rockstar, e Gong, addirittura un paio di pezzi, e poi Rolling Stone, e poi altre cose. Di nuovo Ciao 2001 con le corrispondenti da New York. È tutta un'altra cosa, è un altro mondo. Però i grandi artisti di allora, che poi io ho avuto la fortuna di incontrare e di intervistare, non sono nel primo volume, arrivano anche dopo, soprattutto appunto nelle interviste. Ergo, guarda che potrebbe anche essercene un terzo, chi lo sa. Per ora è in progress, oserei quasi dire.